Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ma, a volte, è ascoltando il buio che potremo vedere il silenzio e dove riusciremo a trovare la luce delle nostre risposte. Seguendo l'approccio rigorosamente razionale che da sempre ci contraddistingue, con l'ausilio di specifica strumentazione ci recheremo in quei luoghi oggetto di fenomeni spiegabili per ricercare, capire, indagare, per tentare un contatto con chi oramai non appartiene più a questo mondo. Anche questa volta, in compagnia degli amici più fidati, vi porteremo con noi in esplorazione, combattendo contro la paura, le tenebre, contro avversità di ogni tipo, mentre sarete al sicuro nelle vostre case. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a Luoghi da brivido, luoghi da brivido. In questa puntata speciale targata Halloween vi faremo vivere un'avventura estrema, portandovi con noi in un luogo tremendamente inospitale, capace di mettere a dura prova anche l'esploratore più esperto, e nel quale abbiamo più volte messo a rischio la nostra incolumità. Stiamo parlando dell'ex base NATO, nome in codice Proto. Situata nelle profonde viscere di una montagna, è collocata esattamente tra il versante dei comuni Casanova di Carinola ed Avezzano di Sesa Urunca. Proto era una segretissima base costruita dalla NATO negli anni 50, nel pieno della Guerra Fredda, ovvero quel periodo storico nel quale furono contrapposte le due superpotenze mondiali, Stati Uniti ed ex Unione Sovietica, e dove, sebbene non fu combattuta concretamente alcuna guerra sul campo, a causa delle continue tensioni politiche e ideologiche tra i due opposti schieramenti, ci fu una frenetica corsa agli armamenti, con il concreto rischio dell'utilizzo di armi nucleari e batteriologiche. Era, in sostanza, un bunker super segreto dotato di avanzatissime tecnologie, al punto che la base militare, in caso di attacco nucleare, avrebbe potuto sopravvivere in maniera autonoma, tagliando ogni contatto con l'esterno, per un periodo temporale di circa un mese. Ma cosa rende così inaccessibile questo luogo, al punto da essere stato definito da un canale straniero come una tra le 10 esplorazioni più pericolose al mondo? Ve lo spieghiamo fra poco. Voi, nel frattempo, mettetevi comodi, perché sarà un'altra incredibile ed intensa avventura di luoghi da brivido. Allora Riccardo,
come ti senti prima di questa esperienza? Carico, molto carico. Una tua considerazione sul condotto? Molto lungo. Più lungo di quello di Oscar? È difficile. Effettivamente ragazzi, noi stasera adesso stiamo qui e questo locale dalle parti della Copatria, siamo per mangiare in una pizzeria che ci hanno consigliato, quindi speriamo che le pizze soprattutto siano buone, perché la pizza ci darà carica per domani. Giusto Oscar, la pizza come deve essere per essere gustata bene? Bella tosta, bella lunga e tonda. Bella lunga tonda. E tonda. Normale. E poi faceva una colatura strana. Ho capito, però lo sapevo. Wow, una diavola questa, È una diavola piccantella. Ha preso un piccolo panzerotto. Riccardo, giusto per stare leggero per domani mattina. Certo. Sarà bello, divertente e soprattutto molto pericoloso. E dopo queste chicche di saggezza, niente ragazzi, buon appetito e ci vediamo domani probabilmente, speriamo. Che ci svegliamo. Ragazzi, buonasera, noi stiamo facendo un controllo preliminare, quella che c'è alle nostre spalle, in questo preciso momento non so se riuscite a vederlo, è la base NATO Proto, che sarà oggetto dell'avventura di domani, perché fa terribilmente freddo, c'è un forte vento del condotto, comunque noi domani mattina entreremo, siamo venuti a fare un controllo per vedere se tutto fosse a posto, al momento. E questa è l'unica entrata accessibile, ovvero attraverso questo condotto. Beh, è più piccolo di quello che immaginavo. Questo è il condotto. Pensavo fosse più grande. Aspetta un attimo, fammi fare una foto. Secondo voi ce la facciamo con i caschetti qua? La foto. Allora, in poche parole, tu nel momento in cui ti stendi già arrivi a metà, devi passare oltre questo. Uh-huh. Però c'è il venticello che passa, se ti avvicini la mano la metti. Cioè. Quindi ragazzi, niente, vi daremo notizie domani mattina e speriamo che sia veramente un'avventura molto emozionante e magari riusciremo a scoprire cose che fino adesso nessuno ha scoperto. E niente, restate collegati e seguiteci. Ragazzi, ci stiamo per avvicinare al luogo insomma di esplorazione. Fortunatamente la giornata è buona, però la temperatura è abbastanza bassa, ci sono 10 gradi e niente, insomma, il problema è che là farà ancora più freddo perché nel condotto c'è un'aria spaventosa e nulla. Ma alla fine ormai ci siamo e non ci possiamo tirare indietro, quindi ragazzi seguiteci perché fra un po' vi porteremo in un luogo incredibile. Ce la faremo! Ciao! Speriamo! Dopo circa 40 minuti imboccammo lo stretto sentiero che si inerpicava su per la montagna. La tensione cresceva ogni singolo metro che percorrevamo, consapevoli dei rischi che erano lì dentro ad attenderci. Entrambi gli ingressi alla base NATO sono stati murati diversi anni fa,
e l'unica entrata accessibile è strisciando attraverso quel condotto che vi abbiamo mostrato. La nostra missione è semplice: esplorare l'intera base spingendoci fino al suo nucleo centrale, trovare la sala Rauch, ovvero la sede dell'intelligence dell'intero bunker, e, possibilmente, scoprire cose che i pochi precedenti esploratori che ci hanno preceduto non vi hanno mostrato, ma, soprattutto, uscirne con il minor danno possibile. Questa base, nascosta nelle viscere più profonde di questa montagna, è un'autentica discarica velenosa. Siamo consapevoli che lì dentro ci sono grandi quantitativi di radon, ovvero un gas naturale altamente radioattivo, oltre a grande diffusione di amianto, ma soprattutto una schiacciante umidità e muffa persistente. Tutti i pericoli che, se sottovalutati, possono creare nel tempo complicazioni polmonari e malattie mortali. Ci siamo pertanto dotati di specifica attrezzatura, nella speranza di poter restare indenni di fronte alle numerose insidie e sfide che quel posto è pronto a lanciarci. Oscar, come ti senti stamattina? Stamattina mi sento carico, un po' di tensione, ma sicuramente... La tensione si fa sentire, giusto? Porca miseria, guarda. Anche perché stanotte non abbiamo dormito nulla. Abbiamo dormito molto poco. Veramente poco, perché comunque diciamo che ieri essere venuti al buio davanti a questo condotto fa un certo effetto, è vero? La voglia, spaventoso. Spaventoso. Comunque speriamo che oggi vada tutto bene, ma sicuramente. Speriamo. Riccardo, invece tu sei in fase preparativa. Stiamo trasformando i minatori. Quindi adesso ragazzi, noi stiamo imbracando gli zaini perché li tireremo qua all'interno con una corda. Io quindi entrerò nel condotto, mi porterò la corda dietro. Voi quando io sono entrato calate dentro il condotto lo zaino e io una volta dall'altra parte. Dicalo che li mettiamo tutti e tre e li tiri tutti insieme. Non so se ce la faccio. No, anche a non metterli dentro, gli altri cerchiamo di collegarli tutti insieme. Che sarà un casino secondo me. Questa è una corda di 10 metri, secondo me dovremmo farcela con 10 metri, o no? Sicuramente, sì. Sì, abbondante. Arrivati sul luogo, già da diversi metri di distanza era possibile percepire il vento gelido che quella grande porta murata ci soffiava contro, al pari di un gigantesco ed antico guardiano posto a difesa della montagna, nel tentativo di respingere l'intrepido esploratore per proteggere i suoi più oscuri e profondi segreti. Buongiorno amici, allora stamattina ci troviamo davanti a quello che era l'ingresso della base NATO Proto, e ingresso est murato, alla stessa maniera dell'ingresso ovest. E
stamattina paradossalmente fa molto più freddo di ieri sera, cioè l'aria è veramente gelida. E quindi adesso noi stiamo per iniziare questa escursione, sicuramente sarà un'esperienza molto bella ma anche molto pericolosa. Ragazzi, guardate quanto è forte il vento che sta nel condotto. Io adesso vi faccio vedere. Super ventilato dentro, eh? Questo è l'unico accesso, un accesso sotterraneo, e non è per tutti, ragazzi, perché dentro tira un freddo tremendo da sotto. È come stare davanti a un enorme condizionatore, cioè voi immaginate di strisciare in un condotto e dall'altra parte vi sia un enorme ventilatore che vi butta aria in maniera continua. È la stessa cosa, ragazzi, è tremendo. Quindi adesso che mi calerò in questo condotto vedrete voi stessi. Oramai eravamo pronti ad affrontare la prima sfida di questa grande avventura. Il primo ad entrare sarà Riccardo, poi sarà il mio turno. Oscar, infine, chiuderà il giro spedendo all'interno tutta l'attrezzatura riposta nei nostri zaini, tenuti insieme con una corda lunga 10 metri. Slacciato? Ed ecco già il verificarsi dei primi inconvenienti. Io, nell'entrare nel condotto, urto fortemente il ginocchio sinistro, mentre Riccardo è costretto ad infilarsi nuovamente lì dentro per recuperare manualmente gli zaini, in quanto la corda che li teneva legati si era slacciata. Oscar, invece, riesce a superare il condotto indenne. Oh, Gianluca, che è successo? Tutto a posto? Niente, in poche parole, quando sono entrato doveva essere... ho urtato, forse ho calcolato male, sta facendo un male cane nel ginocchio, ragazzi. Porca... non c'è del liquido dentro perché proprio si è ghiacciato tutto. Porca... qua, alla base del legamento, mi sembra che sia il collaterale. Senti, se vuoi c'è un antinfiammatorio, poi magari... vediamo, vediamo un attimo che dolore. No, non credo ci sia nulla di rotto, però mi sono... mi sta facendo seriamente male, ragazzi. Speriamo bene. Questi già sono i primi inconvenienti. Ok. Ti sento un po' trac quando mi alzi. Non è un buon inizio. Va bene. No. Allora ragazzi, siamo entrati, purtroppo c'è il mio ginocchio che mi sta facendo seriamente male. Comunque adesso alle nostre spalle c'è un tunnel che si estende di circa 1,5 km. Dobbiamo percorrere questo tunnel per poi trovare la famosissima porta antiatomica. Di là poi inizia il vero viaggio vero e proprio, l'esplorazione, perché... quello che noi abbiamo passato nel tunnel è nulla, è veramente il principio, è la punta dell'iceberg, se possiamo dire così.
Quindi adesso ragazzi noi ci avventureremo per questo condotto e niente, seguiteci, venite con noi e andiamo a vedere dove ci conduce, insomma. Va bene? Siamo pronti, siamo carichi. Prontissimi. Vai, okay, tanto, andiamo. Tanto. Andiamo, andiamo ragazzi. Ginocchio andiamo. Mettendo. Una volta che si esce dal condotto e si è al di là di quella porta murata, si è completamente isolati dal mondo intero. Scordatevi i vostri smartphone, perché lì dentro non arriva alcun tipo di segnale. Quindi, se sfortunatamente si riporta un qualche tipo di infortunio, anche abbastanza grave, nessuno sarà in grado di venire in vostro soccorso e tirarvi fuori di lì. Facendoci strada nella fitta oscurità, evitando le numerose buche che si presentavano sul nostro cammino, iniziamo a percorrere quel lungo tunnel alla ricerca della porta antiatomica, che ci avrebbe consentito di accedere alla base vera e propria. Sono le ore 10:45 ed abbiamo previsto di uscire al massimo per le ore 15:30. Abbiamo dato disposizione ad amici e familiari di allertare i soccorsi qualora, entro le ore 16:30, non avessimo dato alcun segno di vita. Dovevamo fare in fretta, perché il tempo trascorreva in maniera inesorabile. Allora, questi che state vedendo dovevano essere, qua erano incastonati i binari di un trenino elettrico che trasportava in poche parole il personale all'interno della base. Quindi questi erano dei binari elettrici, evidentemente era qua che scorreva il trenino, presumo, eh? Il sinistro eco di quel tunnel rimandava indietro le nostre voci in maniera distorta, dandoci quasi l'impressione che laggiù, in quella profonda oscurità, ci fosse ancora una base del tutto funzionante, come una forma segreta di vita che era intenta a lavorare, chissà su quali misteriosi progetti. Ragazzi, se mi fermi un attimo, sentite l'eco. C'è qualcuno? Gocce d'acqua, condensa. C'è infiltrazione pure dalla montagna? E improvvisamente il nostro rilevatore di radon registra emissioni di gas oltre la norma e ci costringe ad indossare le nostre maschere antigas. Ragazzi, ragazzi, le maschere, ragazzi. Giallo, che succede? Ok. Mettiamoci subito le maschere, ragazzi. Ok, ok. Perché il sensore qua sta rilevando qualcosa di anomalo. È ben oltre il limite. Okay. Mettiamoci le maschere. Subito. Allora ragazzi, allora siamo stati costretti a indossare le maschere antigas perché il nostro rilevatore di gas, in questo caso il radon, che è un gas naturale molto radioattivo, oltre a grandi quantità di vie di amianto, insomma, in questo posto. E questa è la vera pericolosità, oltre che il tunnel iniziale, che alla fine non era niente. Gas naturali, amianto, ruggine e quant'altro, questa è veramente ragazzi una bomba ecologica questo posto e adesso noi ci stiamo addentrando proprio nelle viscere di questa montagna. E niente ragazzi, i rischi che stiamo correndo sono estremi, però abbiamo da tanto programmato questa avventura e la condurremo a termine, quindi andiamo avanti.
e dopo circa 10 minuti di camminata senza sosta, ci troviamo davanti l'immensa porta antiatomica, che, incredibilmente, poteva essere ancora spostata sui cardini con estrema facilità. Quella che vedete alle nostre spalle, spero di inquadrarvela bene, è la porta antiatomica che ci conduce direttamente dalla base NATO. Quindi, come vi ho detto prima, la nostra avventura sta iniziando adesso. E quindi nulla, bisogna stare molto attenti dentro perché è molto pericoloso avanzare, bisogna stare attenti per mettere i piedi. Io sono riuscito ad elaborare più o meno una mappa del posto, quindi adesso vedremo insomma dove riusciremo ad arrivare. E speriamo quantomeno di trovare la famosa sala Rauk. Ok, andiamo avanti. Motore. Motore, ma di che? Tutto il ramo possibile e immaginabile. Compressore. Questo dovrebbe essere il primo blocco che dovrebbe portare agli alloggi, raga. A destra ci dovrebbe essere la centrale elettrica. Adesso occhi aperti, fottutamente aperti, bisogna stare veramente attenti qua, raga. Guardate la condensa. Quando questa segretissima base era ancora in funzione, era vietatissimo fare fotografie o riprese audiovisive di alcun tipo. Diversamente si poteva incorrere in grosse sanzioni di carattere penale secondo il codice penale militare. C'era un espresso avviso del quale oggi si è perso ogni traccia, che recitava testualmente: qualunque cosa che sentite, vedete o fate nel proto, lasciatelo qui. Prima del suo definitivo abbandono, questo bunker antiatomico, poiché segretamente costruito dalla NATO, era noto solo al personale addetto ai lavori e costituiva il sistema di telecomunicazioni cosiddetto ACE-I, ovvero il sistema di allarme immediato in caso di imminenti eventi bellici, e col quale erano trasmesse importantissime informazioni come messaggi criptati o intercettazioni radar. Per quegli anni era dotato di un livello tecnologico avanzatissimo, con grandi computer che abbiamo visto varie volte nei film di fantascienza degli anni Ottanta, ma che allo stato attuale può apparirci oramai obsoleto e completamente superato. E a un tratto troviamo le scale che ci conducono a livello superiore, in quello che, con molta probabilità, doveva essere l'area del sistema di telecomunicazioni, con stanze rivestite da pannelli fonoassorbenti. Lo stato attuale della base è un completo disastro. Ogni struttura, oltre ad essere stata in passato depredata da ferro, rame ed ogni altra cosa potesse essere estirpata, è concretamente in rovina e mangiata completamente dall'umidità e dalla ruggine, il che rende il posto un pericolo estremo per l'incolumità di chi si azzarda ad esplorarne gli angoli più remoti. Qua? Guarda là le pareti. Mamma mia, come dite, guardate la ruggine, Dio santo. No, c'è lui, non devi mettere. La mascherina te ne deve attaccare. Oh Dio, oh aspetta. Oddio. Non fa niente qua, eh. Oh, guarda qua. No, a me non sembra quello.
Guarda no. Com'è fatto là. No, non è crollato, è proprio così. Cos'era questo? C'era qualche pannello, qualcosa qua passato. Che vedevano. Vedi qua? Vedi quello là serviva forse per farsi scendere, salire, qualcosa, proiettavano qualcosa qua. Lasciate la porta aperta quando finite. Ok. Se non sbaglio. Attenzione. Oh, guarda. Porta combinazione. Guarda, questa era addirittura. Cioè, ragazzi, una porta blindata con combinazione. Questa è una casa di sicurezza. Sì, veramente poi. Questo sì. Tagliamo. Ok, inizia a mancare l'aria. Jesus fucking Christ. Allora, questo è l'ascensore, ragazzi, attenzione che l'ascensore dovrebbe essere al piano di sotto. È al piano di sotto l'ascensore, eh? Sta qua, sta qua. Sotto, è al piano terra. Sopra non c'è niente, no? No. Aprite un attimo. Così caldo. Non so se tu che sono veramente come fossi niente. Quindi allora ragazzi, sicuramente sopra non c'è un altro piano, almeno con l'ascensore non è raggiungibile. Più di qualcuno dice che ci dovrebbe essere addirittura un altro livello superiore o addirittura un livello sotterraneo. Almeno con l'ascensore il livello superiore non è raggiungibile. Non sappiamo se c'è qualche altra cosa, ma non credo. Attenzione qua ragazzi, è tutto collato. Io consiglierei di passare. Sì, ok, va bene di qua. Lista dei componenti, descrizione. Jenner Mullard. Ragazzi, i documenti sono al macero, guardate, è impossibile sfogliarli. Vedete come sono ridotti male. Purtroppo non. Allora, guardate che funghi qua ragazzi, è assurdo. Guardate qua. Che cavolo è sta roba? Guardate, oh. Ma le cose sono venuti di cose? Ma funghi quella madonna. Una vita aliena sembra. Sto iniziando veramente a non respirare più. No, di qua siamo venuti, raga. No? No. Allora, volevo dire una cosa. Dimmi. Ci stiamo avvicinando, secondo me. Perché mi ricordo che avevo visto questi. Quindi, i funghi, esatto. Sì, i funghi, se dobbiamo trovare delle tre frecce pure, se non sbaglio. Questa è una cosa diversa, non è come quella di prima. C'era un aspetto nella mappa, cos'è che stiamo. Quando troviamo delle stanze con dei vetri e quelle. Di qua, questo. Man mano che ci si addentrava nella base, l'aria diventava ancora più rarefatta e dunque irrespirabile. E così, salendo per una scala davvero ripida e malmessa, con notevoli difficoltà per i nostri polmoni che, nonostante le maschere antigas, supplicavano di avere aria fresca e pulita, troviamo la passerella dalla quale poter osservare dall'alto l'oggetto della nostra esplorazione, la sala Rauch, ovvero il cuore dell'intera installazione militare.
l'abbiamo trovata, ragazzi. Di qua, ragazzi, questa base controllava tutto il Mediterraneo. Allora, vi spiego un attimino il grafico. Allora, qua sta scritto 20 chiave, vedete? Qua l'Italia era tutta mappata, qua c'erano tutte le basi NATO in Italia. Questa scala serviva per spostarsi lungo la, diciamo, questo tabellone retro illuminato, dove comunque poi venivano segnati gli eventi a seconda poi di quello che accadeva. E questo diciamo cartello dove sono elencate tutte le basi d'Italia, Italia, Turchia e Grecia. Questo, ragazzi, era il cuore della base NATO. Cioè, ma facciamo un breve video. Voglio scendere anche giù, perché ce ne vedere giù. Andiamo qua sulla passerella. Però questa è di metallo e qua. Ah, qua è forse dove stava cadendo. No, non lo so, non lo so se è fattibile, c'è lui. Non lo so. C'è lui. Dobbiamo scendere giù. Qua non puoi scendere, fanno cazzo qua. Pericoloso quello. Quale? Talmente tanto fornito di batteria. Tra un po' magari ci dobbiamo fare una mezza pausa. Qua vogliono passare. Devo scendere da un'altra parte. No, no, no. No. È sfondato proprio. Riscendiamo dall'altra scala. Ricca, tu fai le foto. Non pensate che il nostro compito nella sala Rauch era finito, perché tornammo al piano inferiore nella speranza di trovare una via alternativa ed aggirare quella passerella pericolante, al fine di mostrarvi l'intera sala dal basso, ma, soprattutto, per svelarvi un incredibile particolare inedito che nessuno, fino ad ora, è riuscito a scoprire. Riprendemmo pertanto la nostra esplorazione, avendo cura di segnare l'accesso alla parte superiore della sala Rauch, per evitare di tornare nuovamente allo stesso punto. Scrivi sala o Rauch, scrivi Rauch, Rauch. Tutto bene, ragazzi? Tutto bene, tutto bene. Come va la respirazione? È un po' affannata, eh? Si sente? Un po' di giramento di testa. Il caldo è bestiale qua dentro. Il condotto era gelido, qua è un caldo bestiale. Fasano, Bisceglie, Erpinia. Giornali di che vedete se riuscire a beccare le date. Marzo 1980.
Questo è il balcone del bar, ragazzi. Questo che vedete, che può assomigliare a dell'ovatta, è in realtà sale di nitrato di potassio, ovvero una formazione cristallina che si genera spontaneamente in luoghi particolarmente umidi e privi di aria. È una muffa bianca in particolar modo dannosa per la salute. Questo cristallo, congiuntamente a quello strano fungo di colore arancione, è tra le cose più strane mai viste fino ad ora, e che crescono in questo luogo assolutamente inospitale, al punto da considerarle quasi delle forme di vita aliena. Allora, ragazzi, qua siamo nella zona degli alloggi. E questo che state vedendo le nostre spalle, comunque questo che avete visto poco fa, è il cinema. Quindi qua c'era un bar, c'era il cinema, c'era la sala biliardo, chiaramente ormai è tutto devastato, tutto distrutto. Stiamo cercando di arrivare alla parte della sala Rauch inferiore, perché noi siamo stati fino adesso sopra la parte della Rauch superiore. No, ragazzi, quando ci si leva la maschera non si può respirare. C'è un odore di, non lo so se muffa, ruggine. Mi devo mettere per forza la maschera. E dicevo, lo so che mi sentite male, però dobbiamo trovare, scusate, c'ho anche l'affanno perché si respira male qua. Dobbiamo trovare la parte inferiore della sala Rauch. E per farvela vedere meglio da giù, comunque la sala Rauch è proprio il cuore di questa base NATO. Cioè, ragazzi, questa era una base segretissima, cioè può sembrare anche poco credibile vedere una base ridotta in questa maniera, visto che era una base segretissima. Era una sorta quasi di Area 51, perché questa base comunque è scavata proprio nel cuore della montagna, però purtroppo è ridotta in questa maniera. Quindi adesso noi continueremo a vedere un attimino dove è situato il libro degli ospiti che hanno lasciato per mettere anche la nostra firma. Quindi continuiamo a cercare, perché c'è un accesso ed è quello tramite la passerella superiore. Poi la passerella superiore purtroppo è crollata, cioè per meglio dire è pericolosa. Proviamo a vedere un attimo se c'è un altro accesso, se no tenteremo anche la passerella. Speriamo che ci vada tutto bene, insomma. Continuiamo il giro. Non hanno fatto vedere questo, che questo cose scatti inediti, ragazzi. Questi sono scatti inediti. 220 o 110, c'è un convertitore per l'energia elettrica. Questi sono scatti inediti, ragazzi. Scattate perché. Ma boh, la carta è già. Oh, quel fornello. Però non lo sento, l'ho notato, perché. La tetta che sa, ancora olio. Ma tu, questi sono scatti inediti. Questi sono scatti inediti, ragazzi, nessuno li ha fatti vedere. Allora. E io, ragazzi, non so se qua dentro. Cristo. L'olio, ma che cos'è olio? Guardate, passate. Mamma mia, guarda, ma questa carta igienica quanti anni potrà avere? Inizio, qua dentro che sta? Mamma mia. No, vabbè. Certo. Mi sa che ci sono i bicchieri? Assurdo, ragazzi, oh. Queste sono cose che nessuno vi sta facendo vedere, gli altri video. Nessuno. È un vecchio film. Attenzione! Aspetta! Non gettare acqua sporca dalla lavandina solo nel c***o! Grazie, Proto, ingegnere del Proto. Ma mantenete alta la concentrazione, perché stiamo per condurvi nel posto più inquietante di tutta l'intera base.
Ragazzi, questa è la cisterna. Vedete dentro? Fermi così, silenzio un attimo. Silenzio, raga. Oscar! Mamma, infinito, ragazzi. Se tu sali, ancora sento un macello. Ce la fai? Saranno 10 metri e poco di bene. Adesso ragazzi, Riccardo cercherà di salire su questa scala che porta alla cisterna. Era questa una riserva idrica e vi farà vedere personalmente quanto è tremendo l'eco, perché ragazzi è qualche cosa di mostruoso. Saluta. Ciao bello. Ragazzi, sì, il caschetto devo dire mi ha salvato la testa in un paio di circostanze. Questo è formato un sacco di condensa, no? E poi vediamo. Queste mosse inguaieranno a morire. Sì, perché qua è tutta ruggine. Attento, eh. No, di reggere, mamma mia, guarda qua. Questa è stabile. Sì. A te è bagnata proprio, eh. Dio mio, non lo posso più da nessuna parte. Si vede più ricco. Che si vede? Devo entrare. Un momento. Oh cazzo. Porca. Gianluca! Oh, ragazzi, siete saliti? State salendo? No, scendi. Ok. Immaginate cosa sarebbe accaduto qualora la passerella che sovrasta la cisterna, corrosa della ruggine, fosse accidentalmente crollata. Riccardo, forse, sarebbe andato incontro a morte certa o, sicuramente, a qualche gravissimo infortunio, con nostra assoluta impossibilità, ma anche per quella di eventuali soccorsi, di poter entrare lì dentro e tirarlo fuori da lì. Il nostro amico ha, di certo, corso un bel rischio per mostrarvi le immagini di questa enorme cisterna, dove, almeno per noi, c'è l'eco più forte mai sentito fino ad ora. Ecco perché Proto, a causa di tutte le numerose insidie che vi stiamo mostrando,
è un luogo assolutamente inospitale ed uno degli obiettivi di esplorazione più pericolosi al mondo. Dopo aver fatto una breve pausa, bisognosi di una maggiore aria e ventilazione, riprendiamo la nostra esplorazione passando per il settore manutentivo. Contrariamente allo stretto condotto iniziale, dove il freddo era abbastanza intenso, la temperatura all'interno della base, soprattutto per la schiacciante umidità, è tremendamente afosa, sicché è imperativo portarsi dietro una discreta quantità di acqua. L'umidità mista alla ruggine, ha creato a terra un vero e proprio tappeto fangoso, con il conseguente rischio di perdere l'equilibrio con molta facilità. Giungemmo così dinanzi la maestosa centrale elettrica che alimentava l'intera base. Pensate che l'autonomia di questo luogo top secret era garantita dall'utilizzo di due enormi motori diesel di marca Isotta Fraschini, spesso utilizzati sulle navi ed imbarcazioni. Quindi ragazzi, adesso stiamo visitando tutta la zona manutenzione. Infatti, quella che vedete alle mie spalle è la centrale elettrica, che in certo qual modo ricorda molto la sala di comando di Chernobyl. Esplorare questo posto effettivamente non è molto diverso da Chernobyl, con l'unica differenza che là c'erano le radiazioni, qua radiazioni chiaramente nucleari, qua invece parliamo di gas naturale, radon e di amianto. Quindi comunque, come vedete, non è molto diversa come location. Ed è accedendo alla grande sala dedicata all'aria condizionata che registriamo un fenomeno tanto inspiegabile quanto incredibile, ovvero quello che sembra proprio essere il suono di un qualche tipo di meccanismo a motore. Condizionatori? Ci chiediamo quale possa essere la causa di tale fenomeno e se per caso possa trattarsi di una memoria residuale del posto, che ancora conserva in sé suoni e rumori di quando un tempo era perfettamente funzionante. Questo è uno dei tanti misteri custoditi nella immensa base NATO antiatomica. Mi ha salvato la vita il caschetto, raga. Il tubo portato. Il caschetto mi ha salvato la vita. Minchia. Ventilatore radiale, quindi sicuramente erano i ventilatori qua.
Aspetta che metto un po'. Wow! Una serie infinita. Secondo me questa è la riuscita di emergenza, ragazzi, questa era l'uscita di emergenza. Questa è all'esterno proprio. Questa è l'uscita di emergenza. Questo è un attimo di qua. Oh no. Dove? Ma non si vede nessuna luce però. Quindi ragazzi, probabilmente questa che state vedendo era l'uscita di emergenza della base. Forse, non ne siamo sicuri, però sicuramente va in alto. Poi non so qua se continua, ma questo cunicolo è molto alto, eh. Vediamo che cos'è questo. Generatore elettrico. Guardate l'umidità, incredibile. Uscita di emergenza. All'esterno è? Probabile, sì. Chissà dove. Io non oso immaginare se va per niente che succede. Vabbè, sarà inchiodato. Giusto? Se non sbaglio, quindi questo dovrebbe condurre alle spalle del tunnel principale. Se ha come direzione. Un sacco di umidità stiamo inalando. Grazie alla maschera però no. Ovviamente. Italiano, marrone. Italiano è. Gennarin. E finalmente trovammo la scala che conduceva al livello inferiore della sala Rauk, dove stiamo per svelarvi un importante aspetto che, fino ad ora, forse quasi nessuno conosceva. Credo che ci siamo. Allora, in poche parole, credo, non si può stare qua. Di qua, in poche parole, guardate, da queste vetrate osservavano tutto quello che accadeva. Simbolo dello storm, secondo gruppo. Ok, pareti insonorizzate. Allora ragazzi, il libro degli ospiti, vedete come l'hanno ridotto. Il libro degli ospiti, ragazzi. Il gruppo Urbex Campania, 2020. Giovanni, Anna, Michele, Gennaro. Allora ragazzi, venite qua. Se la penna scrive ancora. Se la penna scrive ancora, venite un attimo. Se la penna scrive ancora, ma dubito. Perché deve scrivere la penna? È impossibile. Aspetta, scrive. Già. Ragazzi, è tutto umido. Tutto umido, tutto sponzato. Gianluca, sarebbe questo? È un libro degli ospiti che è il primo gruppo che è venuto qua. Gianluca, Zaccaria, Gripta. Quanti ne abbiamo oggi? Oggi è 10 minuti e 16 al giorno. 16 minuti.
Era dal contrario, sono la notte. 16. Madonna, che scappato. 16. 10. 21. 21. Guardate che meraviglia, guardate che cosa incredibile, guardate quelle vetrate sono rimaste ancora al loro posto, ragazzi, guardate. È incredibile, eh? Le vetrate stanno tutte al loro posto. L'Italia, la casa del mondo, la casa. Non spostavano in base a quello che volevano. Addirittura, quindi questa è una cosa che nessuno ha mostrato, ragazzi. Ragazzi, ottimo, ottimo, ottimo. Scoop, scoop. Scoop. Si andava a spostare in base a quello che loro avevano bisogno di vedere. Quelli che vedete alle nostre spalle, questa è una cosa che nessuno vi ha fatto vedere. La sala della mappa in realtà non era una, ma c'erano più pannelli a seconda delle parti del globo. Infatti guardate qua, venite a vedere. Guardate qua. 1, 3. 8 addirittura, cioè ragazzi immaginate quanti pannelli, quante mappe che aveva questo posto. Quindi quello che è rimasto chiaramente fermo lì, la mappa dell'Italia e del Mediterraneo, è chiaramente risalente all'ultimo periodo di, cioè, del funzionamento della base. Però quando avevano bisogno chiaramente di sorvegliare altre zone, monitorare altre zone, questi pannelli venivano cambiati a seconda chiaramente poi delle esigenze. Ecco perché avete visto la scala che va avanti e dietro, perché su quella, con quella scala c'era quindi chiaramente il tabellone retroilluminato, la scala si spostava e l'operatore segnalava i punti chiave a seconda chiaramente degli eventi durante la guerra fredda. Quindi ragazzi qua controllavano, secondo me, non soltanto Italia, Grecia, Turchia, qua controllavano tutto il mondo, tutto. Questa era veramente una sorta di area 51, purtroppo ridotta oramai a un vero... una vera cloaca, una vera propria bomba tossica ecologica. Sì. La nostra avventura volgeva oramai al termine. Il tempo limite che ci eravamo prefissati stava per scadere e bisognava dirigerci velocemente verso l'unica via di uscita possibile, ovvero il condotto sotterraneo. Avviandoci verso la porta antiatomica, troviamo una zona nella quale erano stati accatastati vecchissimi computer e telescriventi. Tutta tecnologia che, al tempo in cui fu costruita questa base, era considerata avveniristica ed in possesso solo dei governi di paesi più avanzati. Ah, eccoli i vecchi computer. Questi sono. Se non sbaglio sono questi. Oh,
Lì, che sono? Che cazzo sono? Videocassette. Videocassette, scatole di videocassette. Oh. Oh no. Che sono? Time life video, videocassette no. Videocassette, quanto ce ne stanno buttate a terra? Ma proprio antiche erano queste videocassette, ragazzi. Cristo, ne so tre. Dio, raga, il caschetto mi ha salvato per la terza volta la testa. Decine di nastri magnetici, utilizzati con i computer dell'epoca, erano stati accatastati alla rinfusa, destinati a marcire insieme al resto dell'intera base, e con loro tanti dati raccolti in quel periodo. Registrazioni radio. Meno male che mi caschi. Meno male, ragazzi, avete avuto veramente una magnifica idea. Chissà se su quei nastri ci sono ancora preziosissime informazioni militari, forse considerate ancora oggi di fondamentale importanza. Passammo infine per la sala mensa ed il reparto cucine, dove trovammo vecchissimi forni e addirittura alcuni bicchieri d'acqua ancora pieni. Portata a termine la nostra missione, era ora di tornare a casa. L'ex base NATO Proto, abbandonata improvvisamente nel 1996, è a tutt'oggi un luogo pericoloso ed ostile per qualunque forma di vita, tranne per la formazione di strani organismi e muffe che vi crescono spontaneamente. Lì, a Proto, anche la più piccola distrazione vi può essere fatale. Non è di certo un'avventura consigliata per chi soffre di claustrofobia o ha paura del buio. In quella base, anche la luce solare è una cosa completamente sconosciuta. Si confonde facilmente il giorno con la notte, ed è molto facile perdere il senso dell'orientamento. Noi abbiamo messo seriamente a rischio la nostra incolumità per offrirvi quanto avete visto in questo film. Proto resta un'incredibile testimonianza di un periodo fondamentale per la nostra storia, ma attualmente è soltanto una discarica di veleni altamente tossici per la salute umana. Quindi adesso, ragazzi, adesso che siamo fuori, la difficoltà maggiore è stata la respirazione, perché c'erano dei punti proprio dove l'aria, nonostante le maschere, non filtrava. E avevi proprio bisogno di aria, perché là c'è un'umidità spaventosa, e cioè addirittura gocciolava proprio dalle pareti, da tutto. Cioè è una cosa spaventosa l'umidità di lì dentro, e quindi questa è stata la difficoltà principale, la respirazione.
Non ti potevi togliere la maschera, era proprio imperativo tenersela sul viso perché l'odore di muffa, ruggine, non si capisce là dentro che sta. Quindi comunque, al di là di tutto, questo video vuole essere comunque una denuncia sociale, perché speriamo che questo posto prima o poi venga bonificato, perché ragazzi credetemi che è una bomba ecologica, lì dentro ci sono veleni che neanche vi immaginate, quindi io spero che comunque le autorità locali prima o poi bonifichino. Nulla, e questo è tutto e vi diamo appuntamento alla prossima avventura. Ciao! E a voi piacerebbe vivere un'avventura simile? Per maggiori informazioni scriveteci alla nostra email luoghidabrivido@gmail.com oppure sulla nostra pagina Facebook di Luoghi da Brivido o Gruppo Ricerca Paranormale Taranto. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di supportarlo acquistando le nostre felpe ed i nostri gadgets, tutti altamente personalizzabili. Per maggiori informazioni fate sempre riferimento alla nostra email e alle nostre pagine. Se questo video è stato di vostro gradimento, vi invitiamo a sostenere il nostro progetto votandolo con un like e condividendolo con tutti i vostri amici.